Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Di cosa vogliamo parlare oggi? Non ho idea. Aspettate un attimo, mi ha dato un notifico sul telefonino. Ah, ho un aggiornamento sul mio telefono. Adesso so di Beh, cosa credo di parlare. sapere che cosa faremo oggi. Già da un po' di tempo che sul mio telefonino, il mio smartphone Samsung S5, ho il nuovo sistema Android come si chiama questo? Lineage, prima c'avevo il Cyan Gen, ormai il Cyan Gen non c'è più e ho sostituito con Lineage. Visto che c'è un aggiornamento, tutto l'ho fatto nel mese di gennaio e febbraio, adesso non so come si dice fare questo aggiornamento. Però prima di passare all'aggiornamento, che è più semplice a farlo che a dirlo, devo fare prima con due premesse, cioè con alcune premesse. La prima cosa che dovete fare prima di fare questo, se volete sostituire il vostro sistema operativo originale da Samsung, e vedere gli ultimi video che ho postato in precedenza, come ripristinare il dispositivo Samsung e come effettuare il retrofit, perché se non abbiamo queste istruzioni ben chiare, se andiamo a fare questo aggiornamento, questa sostituzione del nostro sistema operativo, andremo a fare solo un guaio. Quindi, allora, adesso vi mostro prima con un video cosa dovete fare prima, poi successivamente faccio vedere come è semplice effettuare il cambiamento del nostro sistema operativo. Allora, adesso in questo caso dobbiamo andare sul sito del NeoGel e vi metterò il link in descrizione. Allora, dalla lista del sito dobbiamo cercare il modello del nostro telefonino. Ok, una volta trovato il modello, cerchiamo di scaricare l'ultima versione. Ok, fatto questo, dobbiamo scaricare anche i pacchetti di software di Google che non sono compresi in questo tipo di file. E andiamo sul sito, anche questo vi metterò in descrizione. Da qui io nel mio caso ho preferito scaricare la versione nano, che è quella lì dove ci sono tutti i file essenziali, però voi potete scegliere qualsiasi che vi possa essere più utile. Ok, questi due file li andremo a copiare sulla memoria SD del nostro dispositivo, il nostro telefono, in questo caso il mio S5 Samsung. Allora, torniamo di nuovo indietro nel sito dove abbiamo scaricato il sistema operativo, perché ho dimenticato un file che è, diciamo, importante. Elementualità che noi vogliamo usare il root, la radice del telefono. Allora andiamo in fondo alla lista che ci sono gli extra. Qui andremo a prendere il primo in alto. Di solito non cambia mai, però io per sicurezza andrò a sovrascrivere questo file a quello già esistente nella mia SD, perché come vi avevo detto in precedenza, già ho effettuato questo cambiamento di sistema operativo. Io nel mio caso andrò a fare su un aggiornamento. Allora, elimino i file che non mi servono, che sono in eccedenza, che mi possono solo dar fastidio. A posto, adesso vediamo come installare il file che abbiamo scaricato da internet. Innanzitutto partiamo con il discorso del telefono, lo dovete spegnere. O il telefono tablet, dipende dal dispositivo che volete modare. Quindi dobbiamo avviarlo in modalità recovery. Allora, tasto home, volume alto e tasto accensione. Ecco qui, e rilasciamo. In alto vedete che vi compare la frase recovery. Non so se
si vedrebbe, ecco qua, questa è la pagina iniziale. A questo punto tiriamo giù la freccia sottosti e ci porta nel menu principale. Noi andiamo prima in Vipe, così, e effettuiamo la formattazione del dispositivo. Lui adesso ci chiede di fare il avvio di dispositivo, invece noi andiamo indietro, andiamo su Home Page e clicchiamo tutte le voci tranne micro SD card e USB storage. Praticamente dobbiamo cliccare su DocMic, System Data, Internal Storage e Cache. Tiriamo le freccette e lui comincia a fare la formattazione completa. A questo punto dice di riavviare il sistema, ma non lo riavviamo. Andiamo indietro su Batch, indietro ancora, e andiamo sulla prima icona. Non si vede bene. Comunque, la prima si chiama Install. Ok, selezioniamo Storage e andiamo a cercare il nostro file che abbiamo messo nella SD. Ok, dobbiamo lanciare in ordine di sequenza prima il file che abbiamo scaricato dal sito Lineage, poi andiamo di nuovo prima di tirare la riga, andiamo Add Mod Zip e aggiungiamo l'Open Gap, che in questo caso è in nano. Poi ne aggiungiamo un altro che ci serve per il su, per fare il crack, cioè per dare la radice, il rot. A questo punto, avendo aggiunto i tre file che sopra lo vedete anche scritto, possiamo cominciare. Lui a questo punto comincia tutta la procedura di installazione. La linea e facciamo reboot system, riavviamo il sistema. Ecco qua, alla fine si presenta, ecco qua, si presenta in questo modo qui, come ripristino di fabbrica. Installare è stato molto semplice, in effetti, anche se il video è durato molto di più, per installare ci vuole molto, molto, molto meno tempo rispetto a quello che vedete. Vabbè, vi auguro che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere like, di condividere il video e di iscrivervi se non l'avete già fatto. Buona serata e arrivederci.